Oggi voglio rispondere a una domanda che mi fanno in tanti e sempre più frequentemente, ovvero qual è la differenza tra un manubrio che vedete qui alle mie spalle di vario peso e una kettlebell che ormai trovate in qualsiasi tipo di palestra da quando il CrossFit e il funzionale sono diventati popolari. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Siete sul canale YouTube Soluzione Joe Fitness. Io sono Gio Metrano. Se ancora non l'avete fatto, iniziate a seguirmi e attivate la campanella perché ormai chi mi segue da tanto sa che è gratuita. E lasciate un like alla fine del video se l'argomento è di tuo interesse per supportare il canale e fa sempre piacere. Oggi quindi andiamo a vedere quali sono le differenze sostanziali tra i manubri e le kettlebell. Innanzitutto una differenza strutturale, perché il manubrio è composto da due dischi di ghisa, quindi il carico è equidistribuito sia sulla parte destra che sulla parte sinistra. Quindi quando andiamo a impugnare il manubrio, siamo in perfetto equilibrio se abbiamo ovviamente una buona presa. Per quanto riguarda invece la kettlebell, il discorso è completamente differente, perché qui abbiamo un peso notevole, la gran parte del peso sulla parte sferica, e poi abbiamo il manico che pesa ma non quanto la parte bassa, e ovviamente, come avete visto, il carico non è bilanciato e quindi dovremo, utilizzando la kettlebell, cercare di fare un gesto tecnico che ci permette di mantenere l'equilibrio durante tutta l'esecuzione. Per utilizzare la kettlebell, quindi, abbiamo detto che necessita equilibrio, coordinazione, perché proprio è l'equilibrio precario che ne determina l'utilità di questo strumento. E allora è necessario utilizzare tanti gruppi muscolari in sinergia tra di loro, e quindi è un movimento completo. E soprattutto l'incertezza della traiettoria ci porta a una maggiore concentrazione, ad avvicinarsi il più possibile all'imprevedibilità che troviamo nella vita comune. Per quanto riguarda invece il manubrio è molto più gestibile, molto più controllabile, ovviamente se utilizziamo un carico che a noi permette di poter eseguire l'esercizio in maniera corretta. Una differenza fondamentale che trovate nel bodybuilding e nel CrossFit è proprio nel controllo diverso dell'attrezzo. Il manubrio va controllato sempre, sia nella fase eccentrica che in quella concentrica. L'utilizzo della kettlebell invece è differente, perché ovviamente ci vuole sempre un controllo, come abbiamo detto, ma il movimento è molto più veloce. L'obiettivo è quello di risparmiare energia per fare più ripetizioni possibili. E quindi la fase negativa deve essere sì controllata, ma molto più veloce, e bisogna sfruttare l'effetto oscillazione. Facciamo un esempio molto pratico. Ecco, ho preso due manubri, magari voglio lavorare sul bicipite, faccio una contrazione e scendo lentamente controllando la fase eccentrica. Quindi salgo e scendo lentamente. Ecco, come vedete, in questo caso io ho un controllo perfetto dell'attrezzo senza scompormi più di tanto. Quindi il movimento è sempre lo stesso, ovviamente varia a seconda di quello che abbiamo nel programma di allenamento, perché possiamo lavorare a martello, possiamo lavorare con la torsione, possiamo lavorare senza la torsione. Possiamo lavorare in maniera alternata destra e sinistra. Con la kettlebell invece non mi posso permettere, come vi ho detto, di tenere molto la fase negativa, anzi, devo lasciarla andare. Allora, ad esempio, facendo un esercizio basissimo come potrebbe essere uno swing, ecco, quindi lascio andare senza controllare più di tanto la fase eccentrica e ovviamente il movimento, come vedete, è molto più dinamico. È un movimento dinamico che però non posso rallentare, perché qualora rallentassi la kettlebell perderebbe l'inerzia e quindi andrei a creare questo, cioè che la parte pesante scenderebbe verso il basso. Ecco, ora la kettlebell, a differenza del manubrio, può essere utilizzata in tanti modi diversi, con impugnature differenti. Abbiamo l'impugnatura carpea, questa qui, oppure abbiamo la bottom up, anche in questo caso, guarda, dobbiamo mantenere un forte equilibrio e soprattutto una bella presa, cosa che con un manubrio è molto più semplice, perché c'è più equilibrio, posso avere diciamo anche meno attenzione, anche se ovviamente necessita sempre attenzione. La kettlebell inoltre può essere utilizzata anche in modo improprio, se così vogliamo dire, quindi non necessariamente dal manico, ma anche impugnandola, prendendo in questo modo dalla parte inferiore, quindi fare l'esercizio.
Ovviamente anche in questo caso in modo poco stabile ed è proprio l'instabilità di questo attrezzo che ci permette di poter migliorare anche la micromuscolatura che solitamente viene messa un po' in secondo piano. Quindi la kettlebell in equilibrio aiuta a migliorare sia la micromuscolatura ma anche la presa dell'avambraccio. Abbiamo la possibilità di poterla utilizzare sia con il carico verso il basso, ma anche col carico verso l'alto, e possiamo utilizzarla sul pavimento in questo modo per fare i push-up o in maniera più stabile, diciamo sempre il push-up dal basso. Ovviamente con la kettlebell possiamo fare anche i classici esercizi che si fanno nel bodybuilding. Perché? Perché può essere utilizzato con un peso, ad esempio se facciamo i bicipiti possiamo fare questo. È chiaro che non è comodissimo e quindi ci conviene utilizzare i manubri, però se a casa abbiamo la kettlebell possiamo fare benissimo l'esercizio, così come si può fare anche le aperture laterali. Però, a differenza dei manubri, che posso mantenere, diciamo, nella posizione di massima contrazione, no? Posso mantenere e gestirlo, sulla kettlebell no. Perché? Innanzitutto vado a utilizzare un carico un po' più alto, ma poi nel momento in cui porto la kettlebell col braccio parallelo al pavimento, se non ho un ritorno immediato, la forza di gravità spingerebbe il carico verso il basso. Allora devo essere più dinamico, lo posso fare con un braccio, ovviamente con due è un po' più complicato perché andrebbero andate, ma si può fare, si può fare. Insomma, sono tanti gli esercizi che andremo a vedere nel prossimo video che potete fare con una semplice kettlebell. Ecco, in questo caso è una kettlebell da 12. Ora lasciate stare se è una kettlebell professionale o da fitness, perché sapete che ci sono tante differenze di cui adesso non ne parliamo, che variano a seconda delle dimensioni e dell'impugnatura. Però diciamo che una kettlebell normale si lavora in maniera più dinamica, come vi ho detto, mentre con i manubri abbiamo la possibilità di concentrarci maggiormente su un'esecuzione un po' più lenta, controllare la fase eccentrica che sappiamo che è determinante per l'ipertrofia. Un'altra particolarità dei manubri è che possono essere utilizzati anche da seduto ed è una particolarità non da poco, perché per coloro che magari non sono avvezzi a stare in piedi e magari non riescono a controllare perfettamente il movimento e quindi magari potrebbero gravare sull'arco lombare se per sollevare il manubrio facessero un movimento sbagliato all'indietro, ecco, stare seduto alcune volte può servire, non preserva dall'infortunio, però diciamo si può avere un movimento più guidato. Con la kettlebell questo non può avvenire, è necessario quindi partire da un carico basso per capire prima di tutto il movimento, perché è più semplice magari infortunarsi nel momento in cui si fa un movimento poco corretto, essendo poi dinamicamente più veloce. E quindi a questo punto però non bisogna sedersi su quel carico, una volta presa la tecnica si deve necessariamente aumentare perché altrimenti l'allenamento diventa inefficace. Io dico sempre che le kettlebell di sotto dei 10 kg sono dei ciondoli, dei portachiavi che servono a poco. Perché? Perché sono talmente leggeri che qualche volta possono essere anche utilizzati come se fossero dei manubri. Ad esempio una kettlebell da 4 kg la posso tranquillamente mantenere così perché la forza della presa è superiore a quella della gravità che mi porterebbe il carico verso il basso. Un'altra cosa importante che notiamo subito è che mentre i manubri ne possiamo trovare tanti in palestra, magari in numeri pari dal 2 al 40, invece sulle kettlebell c'è un taglio leggermente diverso, c'è quella da 4, quella da 8, quella da 12, quella da 16. Ora a livello commerciale si sono impegnati a fare anche quelle di un peso intermedio, ma fondamentalmente per il tipo di utilizzo che se ne fa, la variazione di 4 o 6 kg si nota molto meno rispetto a quello che accade sui manubri. Il video sta per concludersi, ma tu lasciami un commento, fammi sapere quale dei due attrezzi preferisci o quale dei due utilizzi più spesso in palestra. Diciamo che per un allenamento di ipertrofia è meglio un manubrio perché puoi lavorare con maggiore precisione. Per un allenamento più balistico, più versatile, la kettlebell certamente ti dà la possibilità di avere più fantasia, di essere un tantino un po' più dinamico, veloce, rapido. Ti aiuta ad allenare più muscoli contemporaneamente, ovviamente un dispendio energetico notevole.
Io ovviamente consiglierei l'alternanza delle due, magari fare degli allenamenti con i manubri e alla fine dedicarsi a un mini circuito con le kettlebell, perché swing, uno snatch, una median swing sono ottimi esercizi per accelerare anche il metabolismo, oltre che per la forza e per l'ipertrofia. Tutto dipende da qual è il vostro obiettivo. Se il vostro obiettivo è gareggiare nel CrossFit, ovviamente la kettlebell è necessaria. Ma dovete sapere che magari per aumentare anche di forza o di ipertrofia, ogni tanto utilizzare i manubri è necessario. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Noi andiamo al prossimo video nel quale vi indicherò qualche esercizio da fare con le kettlebell, magari quelli meno conosciuti, in modo che potete variare i vostri workout.